della Lazio, comunque che cosa è cambiato secondo lei nella Lazio rispetto alla gara d'andata con la gestione dei... Ma quello che è più importante è che sappiamo giocare contro un equipo, una squadra che gioca a 5 indietro o a 4. Ma per noi non cambia nulla. Quello che dobbiamo fare è trovare le soluzioni per dare problemi all'avversario come facciamo sempre. Non è il caso di questa, solo il caso di questa gara, è sempre lo stesso. E fare in modo di... o fare attenzione a alcuni punti forti o alcuni giocatori pericolosi della squadra avversaria, ma non è ancora, l'ho detto, non è il caso di questa gara, è sempre così. Cherubini di Mediaset. Buongiorno mister. Buongiorno. Vedendo la classifica, la situazione è abbastanza chiara, perché siete un po' obbligati a vincere anche per distanziare il Napoli, non solo pensando alla Juventus. Questo può essere una pressione in più dal punto di vista psicologico? No, no, è una buona pressione. Io preferisco essere secondi e fare in modo, come di solito, di vincere la partita solo per prendere 3 punti. Ancora questo è la stessa cosa ogni partita di campionato. Goria, Rai Sport. Buongiorno. Buongiorno. All'andata disse, e fu una frase che finisce chiaramente su tutti i giornali, in televisione, il derby non bisogna tanto giocarlo quanto vincerlo. Adesso è passato un girone e la Roma ha stupito un po' tutti, raccoglie tantissimi consensi. Ancora convinto solo di questo? Qualcuno dice che sarà una Roma che comunque dovrà onorare il calcio e la Lazio troverà di rimessa. Ma quello che è bello nel calcio è che non sappiamo prima della partita che succederà. Non penso al risultato, perché non cambia niente la data d'oggi o la data prima della partita d'andata. Noi vogliamo vincere, è quello che importa, prendere i 3 punti e andare avanti in campionato, perché siamo su una striscia veramente interessante e la squadra ha tanta voglia di andare avanti. È solo questo, solo questa voglia, questa cosa di dare tutto nel campo, e per fortuna sarà solo la seconda partita, sul piano fisico saremo bene. Adesso conta solo vincere. Se lo facciamo con il nostro gioco, giocando bene, sarà molto meglio, ma quello che importa è prendere i 3 punti, e solo questo. Chiedo ai fotografi di smettere di scattare, per cortesia, grazie. Al Ghoul, Ben Sport. Buongiorno mister. Buongiorno. Le piace che la Roma è la squadra favorita del vincere? Ma quello è il gioco della gente, il gioco della stampa. La classifica dice che noi siamo secondi, allora che normalmente bisogna vincere, ma è una partita che dobbiamo giocare, che c'è un avversario in fronte che sarà una partita difficile, ma noi abbiamo delle qualità, dobbiamo mettere tutte queste qualità sul campo, e ancora lo dico, ho fiducia in questa squadra che sa fare di tutto, sa giocare contro tutti i moduli di gioco avversario, tutta maniera di giocare avversario, sempre salto avversario, si aspetta l'avversario, si è una squadra schierata che gioca in ripartenze. Noi abbiamo tutte le chiavi, ma dopo avere tutte le chiavi bisogna fare il lavoro sul campo. È questo che mi aspetto della mia squadra. C'è una troupe inglese che voleva fare una domanda, Menger, Coppa 90. Ciao, Rita, Elena, Coppa 90. The derby of Rome is considered to some the most heated in world football. Do you agree with this? And does the playing group
prepare a little differently to other games because of this? Ma io penso che il derby è sentito più per i tifosi, che per i giocatori. Dipende un po', perché noi abbiamo tre giocatori che sono romanisti, no? Che Daniele Rossi, Francesco Totti e Florenzi, per parlare solo di questi tre. Per quelli forse è un po' più sentito, ma dobbiamo essere sopra queste cose, dire solo. Non è solo un derby, è anche una partita del campionato. Sicuro che per la tifoseria è importante, no? Dare tutto e soprattutto vincere. Ma non conosco gli altri derby, mi sembra che ci sono alcuni in Spagna o in Turchia, per esempio, o in Inghilterra, sono anche derby di fuoco. Vinci Repubblica. Salve. Io papà. Lei si sente dire che la Roma è più forte della Lazio, ragione di lavoro che il lavoro fa. Ma a che serve di dire questa cosa? Solo vedere la classifica, quello dice tutto. Dice che la Juve è prima, dice che la Roma è seconda. La classifica riflette sempre il campionato. Quello che conta, ma quello che conta è soprattutto dopo la stagione di qualificarci per la Champions, per l'Europa. Non dobbiamo dimenticare questo. Per andare avanti abbiamo bisogno di vincere, di prendere i più punti possibile. È per questo che io vedo questa partita come un'altra del campionato.